Sindaco Catania, parliamo della via Ponticelli, sì. Il calvario di quegli sposi che hanno dovuto lasciare casa perché sfrattati per la demolizione del fabbricato, è finita. Ecco, come stanno le cose? Sì, finalmente siamo arrivati a conclusione, perché questa vicenda che è durata diversi mesi, purtroppo, finalmente, come dicevo, è arrivato a lieto fine, nel senso che i lavori si sono completati finalmente, quindi nei prossimi giorni, 2 o 3 giorni, andrò ad emettere l'ordinanza di revoca, per cui la famiglia potrà tranquillamente tornare a casa propria, soprattutto verrà riaperta di nuovo il via Ponticelli, quindi i cittadini che vivono nel quartiere di Sant'Enrico potranno finalmente transitare in tutta sicurezza di nuovo su quel percorso che li allaccia a via Caracciolo sostanzialmente. E come dicevo, ci è voluto un bel po' di mesi per completare questo percorso, in primis perché è stato davvero complesso per il comune andare alla ricerca di tutti gli eredi, che erano davvero tanti, parliamo di decine di eredi che erano proprietari di quell'immobile che andava messo in sicurezza e che andava abbattuto. Una volta completata la ricerca di tutti gli eredi, che alcuni dei quali magari non sapevano di avere quell'eredità perché era stata passata in successione in modo quasi inconsapevole, direi io. Una volta completata questa fase, ovviamente abbiamo emesso come comune l'ordinanza di messa in sicurezza dell'immobile. Molti di questi eredi purtroppo non sono nemmeno a Mussomeli, ma sono residenti in Nord Italia o addirittura all'estero. Quindi, come sanno i cittadini, abbiamo dovuto procedere direttamente come comune all'abbattimento delle 2 case. Ovviamente cercheremo di rivalerci con le spese danno appunto degli eredi di quelle case. Intanto però andava fatta la messa in sicurezza, quindi abbiamo anticipato le somme, abbiamo dovuto abbattere una prima casa e poi una seconda casa. La complessità di questa operazione sta anche nel fatto che i lavori si sono dovuti compiere a mano, proprio perché c'era il rischio che attraverso l'utilizzo dei mezzi e soprattutto attraverso le vibrazioni che questi mezzi in moto potevano generare, c'era il rischio che altre case adiacenti potevano subire dei danni irreparabili, quindi tutte le operazioni sono state svolte a mano. Ad ogni caso, finalmente ieri è stata fatta l'ultima operazione, è stata messa anche l'inferriata per la messa in sicurezza di quella zona, e quindi, come dicevo, già entro domani, dopodomani massimo, farò l'ordinanza di revoca e la famiglia finalmente potrà tornare a casa. Oltre a questo, siamo adesso impegnati anche per la messa in sicurezza di via Dante, i cui lavori inizieranno a brevissimo, proprio penso addirittura nei primi giorni della prossima settimana. Stiamo completando tutte le operazioni, è ovvio che un lavoro molto intenso, però l'importante è che il risultato sia utile a beneficio delle nostre città. Ed è questa la situazione dopo l'abbattimento del fabbricato demolito qui in via Ponticelli, lavori che sono durati a lungo. Ed ora i coniugi sfrattati potranno ritornare nella casa dove abitavano prima dell'abbattimento del fabbricato accanto.